Buongiorno a tutti, io mi chiamo Roberta Bardelli, e nei gruppi Facebook mi conoscete come Roberta Cucina e sono mamma di due bambini, Giovanni e Francesco. Giovanni, che è il più grande, ha 5 anni ed è nato proprio con il piede destro torto. Qua ministro con Francesca Bassotti, il gruppo di Facebook Piede Torto Congenito di Mattia Ciarletti, e gestisco il blog Piede Torto Guarire Possibile, che aderisce alla rete italiana Piede Torto Metodo Ponseti. La nostra storia è simile a quella di tanti di voi, abbiamo sentito anche adesso la dottoressa, abbiamo scoperto il piede torto al parto, tra l'altro me l'hanno detto proprio dopo il cesareo d'urgenza, avevo ancora la faccia aperta in sala operatoria. In ospedale siamo stati indirizzati presso un importante centro ortopedico di Milano, dove purtroppo abbiamo cominciato con le terapie tradizionali, quindi manipolazioni dei genitori, e non essendo né fisioterapista né medico dovevo manipolare e girare i piedini di Giovanni dall'altra parte, con la paura ovviamente di non far bene, addirittura di fargli male. È stato applicato a Giovanni un gesso molto doloroso, Gio ha pianto, urlato dall'inizio alla fine, poi crollato, e tra l'altro il gesso è stato tolto con la sega, con grande spavento del bambino e nostro, che lo dovevamo tenere, con la paura che rimanesse ferito, come purtroppo troppo spesso accade, dicono che non succede, poi invece può succedere, E poi le scarpine Bepax, che come ben sanno tanti di noi sono inefficaci per la cura del piede torto, non sono indicate per la cura del piede torto. Questo per 2 mesi ed eravamo in attesa di un intervento invasivo verso gli 8-9 mesi. Se il piede con il gesso si era vagamente raddrizzato, non si era proprio raddrizzato, ma pochettino, con le Bepax in poco tempo era ritornato quasi come prima, e la scoperta del metodo Ponseti è stata veramente casuale. È successo che la mamma del gruppo di Yahoo Piede Torto Possibili Terapie, Ornella, ha visto la foto di Giovanni con il gesso e la Bepax su un mio blog personale, un blog di cucina, in cui avevo raccontato anche della gravidanza, della nascita del bambino, e mi ha indirizzato nel gruppo, per fortuna. E lì diversi genitori mi hanno consigliato immediatamente di cambiare strada, di rivolgermi al dottor Monforte, al Cucci di Milano, e in particolare ricordo il messaggio di nonno Matteo, che voglio ringraziare per l'ennesima volta, che mi ha consigliato, anzi mi ha pregato di non far operare il bambino in modo invasivo e di passare al metodo Ponseti. E lo voglio veramente ringraziare di cuore, perché se i nostri figli sono qui oggi a correre la Ponseti Race, lo dobbiamo in primis a lui e a tutti, al loro coraggio, alla loro tenacia, perché in questi anni le difficoltà sono state tante, oppure non ci avete mai abbandonato, avete dato l'anima tanto tanto tempo per amore dei vostri bambini. Vi voglio veramente ringraziare. Qui nelle due foto potete vedere l'incredibile miglioramento col passaggio al metodo Ponseti. A sinistra Giovanni, dopo 2 mesi di cure tradizionali, con il piedino ancora palesemente storto, e i medici dicevano che andava benissimo, una favola. E a destra, dopo soli 3 gessetti settimanali Ponseti del dottor Monforte. Tra le due foto sono passate 3 settimane esatte. Non ha mai funzionato.
anni, forse a causa dell'utilizzo della barra articolata DOPS, che in studi recenti si è poi rivelata meno efficace della barra fissa per la prevenzione delle recidive, Giovanni ha avuto dei peggioramenti, il piede si è irrigidito, ha cominciato a camminare male, a inciampare e ha rischiato un nuovo ciclo di gessi e l'intervento di trasposizione del tendine tibiale anteriore, il transfer. E data l'età del bambino ci siamo rivolti alla dottoressa E, che ci ha consigliato di passare alla barra fissa che Giovanni porta ormai da gennaio, e in pochi mesi abbiamo avuto ottimi miglioramenti, quindi abbiamo buone probabilità di evitare l'intervento e di risolvere, quindi solamente col tutore. Quando 5 anni fa sono entrata nei gruppi, purtroppo i gruppi non avevano grande visibilità su internet e soprattutto nei motori di ricerca. Ci si arrivava quasi sempre per caso, per un colpo di fortuna. Per questo abbiamo pensato di creare un blog che indirizzasse i genitori nei gruppi di supporto e che raccogliesse in modo ordinato, organico, tutte quelle informazioni, consigli, le testimonianze di cui i gruppi sono ricchissimi, ma che risultavano sparsi in migliaia di messaggi in diversi gruppi nel corso degli anni. Per cui per i nuovi iscritti, un genitore che arrivava nei gruppi, erano difficilmente reperibili, era difficile per i nuovi iscritti, le nuove mamme orientarsi. Per questo abbiamo creato il blog Piede Torto Guarire Possibile, diviso in sezioni. Una parte raccoglie informazioni sul piede torto e il metodo consenti, quindi gessi, la tenotomia, il tutore, domande frequenti, eccetera. Un'altra sezione include la lista dei medici certificati, degli allievi di consenti e dei medici segnalati dai genitori che applicano correttamente il metodo. Un'altra sezione raccoglie le testimonianze, foto degli iscritti ai gruppi, le storie dei bambini curati con il metodo consenti da subito o trattati in precedenza senza successo con altri metodi come il metodo tradizionale e il metodo francese. E poi la sezione dei consigli utili, su cui vorrei soffermarmi qui con particolare attenzione. Ad esempio, il blog raccoglie utili consigli per lavare il bambino nelle settimane in cui porta il gesso e per ovvi motivi non è possibile fare il bagnetto. Questo in genere spiace molto ai genitori, ma per fortuna il bambino deve rinunciare a questo piacere solo per poche settimane ed è comunque possibile lavare il bambino. Noi siamo riusciti a suo tempo a fare la doccetta a Joe tutte le sere e ci siamo anche divertiti, devo dire. Allora, per lavare il bambino con il gesso ci sono diverse possibilità. Si può stendere il bambino su un asciugamano, ci si insapona le mani, si strofina il corpo del bambino, lo si risciacqua delicatamente con un panno senza bagnare il gesso. Si può anche usare una spugnetta per insaponare e sciacquare il bambino. È utile mettere il bambino su una seggiolina per il bagno, come quella che vedete in foto, fuori ovviamente dalla vaschetta del bagno. Si può coprire il gesso con un sacchetto di plastica, ad esempio le buste dei surgelati, chiuse in alto con un nastro o un elastico, anche l'elastico dei capelli va benissimo, o anche ricoperto, noi per esempio facciamo così, lo ricoprivamo con un calzino, mio calzino, un calzino da donna, mettevamo il tallone del calzino al posto del ginocchio, stava anche bene. E per sicurezza si può anche inserire dell'ovatta o coprire il bordo superiore con una striscia di pellicola per alimenti. Si può anche fabbricare una copertura con stoffa impermeabile chiusa da un elastico regolabile, per esempio un papà Antonio ha commissionato una sarta a 2 cilindri in cinz, una stoffa con interno impermeabile, la suocera di Patrizia ha costruito 2 sacchetti riciclando un kiwi e 2 fermelastici di una vecchia tuta, insomma ci si ingegna. E molti fanno così, mettono il bambino sulla seggiolina per il bagno, un genitore tiene alzato il gesso protetto da una copertura, dal sacchetto di plastica, l'altro con la doccetta lava il resto del corpo e se il gesso tra l'altro è ben protetto si riesce anche da soli, non è neanche necessario farlo in due e non è neanche necessario tenere continuamente alzata la gambina, comunque non si bagna il gesso.
Se il gesso si dovesse inumidire leggermente nel togliere la copertura, si asciuga subito con il phon e non ci sono particolari problemi. Ecco, i genitori nei gruppi hanno veramente una grande inventiva. Qui per esempio vedete una bambina Ginevra che per la recidiva ha dovuto mettere i gessi a 2 anni e quindi è sorto il problema di come far passare il tempo a una bimba veramente grande, vivace, che ha voglia di giocare, che non può correre con gli altri bambini. E il suo papà qui si è inventato questo trono slittino a rotelle per continuare a scorazzare per casa, essere spinta dai fratelli, leggere, giocare qui col tablet. E sul blog ci sono le istruzioni per costruirlo. Riguardo al tutore, molti genitori chiedono aiuti e consigli perché hanno paura di non applicarlo correttamente. E sul blog trovate anche dei video tutorial come questo in cui Titti mostra come metteva Giuseppe i sandalini del tutore Mitchell, che è il modello più diffuso di tutore. Il piccolo aveva la pelle molto delicata, per cui Titti lo protegge anche con dell'ovatta, applica prima dell'ovatta. Questo passaggio però non è necessario se non ci sono problemi di arrossamento particolare. Allora, per far indossare al bambino il tutore bisogna separare le scarpine dalla barra, aprire i sandali slacciando completamente i cinturini. Le scarpe non hanno una destra e una sinistra, comunque è consigliabile indossarle con le fibbie all'interno, quindi al contrario rispetto ai sandali normali, solo per evitare che si possano impigliare per esempio nelle coperte. Bisogna insomma afferrare bene il piede ad entrambi i lati della caviglia o comunque per la punta, ma prenderlo saldamente e fare scivolare nel sandalo più in fondo e in basso possibile, e tenendo il piede ben aderente alla suola poi si stende bene la linguetta facendo attenzione a non fare pieghe. Si stende bene la linguetta, si allaccia prima il cinturino centrale, che è il cinturino più importante, mantiene il calcagno ben saldo nella scarpa. Il cinturino deve essere ben stretto, ovviamente senza esagerare bloccando la circolazione del bambino, e si controlla, ecco come vedete adesso che partiti, che il calcagno sia ben saldo nella scarpa attraverso i buchi sul retro dei sandali. Poi si allaccia anche il cinturino in alto, quello sulle dita. Bisogna fare attenzione che le dita escano dritte, che nessuna sia piegata una sotto l'altra. E infine si aggancia la barra, bisogna anche qui assicurarsi che la lunghezza sia, la lunghezza misurata come distanza tra le viti centrali delle scarpe, sia uguale alla larghezza delle spalle. Le calze sono, da utilizzare sono calze morbide, elastiche, senza ricamo e cuciture, anche dei calzini normali ma indossati a rovescio, in modo che le cuciture e i ricami non siano a contatto con la pelle. Devono essere ben tirate, non ci devono essere pieghe, e se l'elastico è stretto, a volte capita troppo stretto, si possono rivoltare sul bordo superiore, sulla gomma del sandalo. I primi giorni si possono anche indossare due paia di calzini uno sopra l'altro per proteggere la pelle, però se non ci sono problemi poi quando il bambino è più grande si utilizzano calze normalissime, addirittura quando fa caldo si può anche indossare senza calze se non ci sono problemi particolari di arrossamenti. Tanti chiedono come coprire i sandali del tutore d'inverno, e qui vedete alcune idee: si possono adattare le babbucce abbinate alle tutone imbottite, come abbiamo fatto noi per Giovanni, serve una misura grande perché deve contenere anche il sandalino, si taglia la babbuccia sul retro, prende una cucitura anche già esistente e si chiude poi col velcro. Se volete fare delle babbucce ex novo potete usare il pile che è facile da tagliare, da cucire ed è caldo,
e si possono anche confezionare dei graziosi completi, babbucce e copribarra, si possono anche fare con la lana, copriscarpine di lana, oppure anche utilizzare dei semplici calzini più grandi aperti sul tallone e rifiniti con un orlino. Per esempio con l'antiscivolo, si possono utilizzare l'antiscivolo come vedete nella foto, oppure aprire delle pantofoline come queste tipo mammut, tra l'altro proprio sono pantofoline da pochi euro, semplicemente aperte sul tallone per infilare la barra. Sul blog trovate anche le istruzioni per confezionare dei colorati copribarra imbottiti. E si possono usare vecchie trapunte, scampoli di tessuto con fogli di gomma piuma e levata sintetica. Imbottire la barra è utile per non rovinare i mobili, evitare colpi di tutore a tradimento. C'è chi si è rotto un polso tenendo il bambino nel lettore. Possono essere molto dolorosi perché i bambini con il tutore si fanno i muscoli, si divertono a sbattere le gambine e possono tirare dei bei colpi. Oppure si possono utilizzare dei copribarra già confezionati, se ne trovano di molto belli su internet, proprio copribarra. Oppure si possono utilizzare i copricintura dell'automobile per bambini, che hanno anche dei pupazzetti, personaggi dei cartoni animati, o i copritubi delle biciclette, sempre per bambini. E si può essere, come vedete, si può essere molto trendy, eleganti anche con il tutore. Queste qui sono delle belle scarpine di tela aperte sul tallone con un copribarra di tessuto di jeans fatto da mamma. Ecco, può succedere, e succede sempre magari di venerdì pomeriggio, ecco, che si rompa il tutore, in particolare si può crepare o rompere il fermo centrale della barra, oppure si possono spezzare i cinturini e i genitori si devono ovviamente ingegnare in piccole riparazioni. La barra, il fermo si può rinforzare, si può aggiustare con lo scotch telato e tengono molto bene anche per mesi, anni. Tengono tranquillamente, oppure con viti e bulloni si chiude. I cinturini, anche quelli si possono aggiustare, sostituire, si possono rinforzare con cinturini di pelle morbida, con stoffa. E sul blog trovate le istruzioni dettagliate con i lavori e creazioni dei genitori. Ecco, i nostri bambini in genere si abituano abbastanza bene al tutore, trovano poi le posizioni più strane per addormentarsi, e il mio Giovanni ci ha sempre dormito molto bene. Qualcuno però fa più fatica, effettivamente non riesce a mettersi sul fianco, a girarsi durante il sonno, si incastra nelle coperte, nelle sbarre del lettino, quindi si sveglia mamma e papà, e il tutore, come ben sappiamo, è l'unico strumento efficace per ridurre al minimo il rischio di recidiva, quindi non va assolutamente tolto. Bisogna trovare dei modi per aiutare i nostri bambini a dormire più comodamente. Allora, per aiutare il bambino a dormire sul fianco, si può infilare tra i sandalini un cuscino. Qui per esempio una mamma del gruppo americano di Yahoo ha riciclato il separatore per ginocchia che usava durante la gravidanza, filandolo tra le scarpine e aiutando così il bambino a dormire sul fianco. Poi un altro problema comune è quello delle lenzuole, le coperte che si arrotolano, si incastrano, vengono cacciate via. Allora, è da dire che l'insofferenza alle coperte è un po' tipica di tutti i bambini. E si risolve poi molto facilmente utilizzando Sacconanna. Bisogna solo fare attenzione che sia abbastanza largo. In rete si trovano anche dei sacchi nanna apposta per il tutore più larghi, ma in genere vanno benissimo anche quelli normalmente in commercio. Per i bambini più grandi si possono tra l'altro fabbricare facilmente dei sacchi nanna anche con una vecchia con una coperta di pile.
oppure si possono allargare, allungare dei sacchi nana già, già confezionati. In alternativa un pigiamone pesante di pile e si possono coprire i sandalini con le babbucce imbottite che abbiamo visto prima. Anche il lettino può essere un problema perché il bambino col tutore magari sbatte contro le sbarre, si incastra e per risolvere il problema si può foderare il lettino con dei paracolpi più alti, anche cucendo insieme due file di paracolpi. Oppure con dei cuscini si può usare una vecchia trapunta imbottita e foderare il lettino. Si può passare un lettino più grande, singolo, una piazza e mezza con spondina, o anche molto comodo il lettino da campeggio. Qui vedete la soluzione di una mamma, Daria, che ha creato una specie di lettino matrimoniale, tra l'altro foderato, per permettere alla bambina di muoversi più liberamente col tutore. Noi siamo riusciti a unire due lettini, proprio quelli con le sponde, abbiamo tolto le sponde in mezzo, li abbiamo uniti, abbiamo fatto un lettino matrimoniale, ci dormono anche due bambini insieme. Ecco, poi le mamme in attesa chiedono anche spesso consigli per il corredino, in relazione proprio ai gesti, al tutore. In generale si consiglia di evitare le tutine intere, di preferire i pantaloni senza piedini, chiusi sulle gambe con i bottoni. Si possono anche adattare dei pantaloni che si ha già, aprendoli lungo le cuciture, applicando come chiusura dei bottoni, gli automatici o le cerniere lampo, come vedete nelle foto. Le tutine intere, se sono abbastanza grandi, si possono anche, o si tagliano i piedini, quelle che magari ci hanno regalato, e si rifiniscono, oppure se la tutina è abbastanza grande si indossa sotto i sandalini, che si apre sui talloni. Qui a destra, tra l'altro, vedete anche un costume di carnevale intero. Un costume di carnevale intero aperto proprio sui talloni. Per mantenere, ecco, il piede in posizione, sappiamo che il cinturino centrale del tutore deve essere ben stretto e questo può capitare, quindi, che la pelle del bambino sia delicata, appaia rossata, addirittura si possono formare delle vesciche. Sul blog trovate anche i consigli delle mamme di Facebook per prevenire il problema, per risolverlo, quindi calzini più spessi, meglio se di spugna, pomate, creme, quelle all'ossido di zinco come quelle per il cambio del pannolino, sciacqui con acqua e sale, allentare di un buco il cinturino, sempre stando attenti a non esagerare, cerotti specifici, o anche normali, ci sono dei cuscinetti in silicone appositi della Mitchell, oppure anche i cuscinetti di silicone adesivi, quelli che si utilizzano per le scarpe, quelli per il retrotallone, i tamponi oculari. Attenzione, insomma, se la ferita diventa seria bisogna però sentire il medico, che può anche indicare di togliere il tutore per qualche giorno, o delle terapie, insomma, dei farmaci. Dalle testimonianze dei gruppi pare che diversi bambini abbiano anche delle dita o storte o accavallate. Se è girato solo il mignolino, in genere ce l'hanno anche tanti bambini che non hanno il piede torto, non ci sono problemi, non da problemi né funzionali né estetici, non ci sono problemi nella scelta delle scarpe. Se invece sono le altre dita a essere accavallate, si possono raddrizzare in poco tempo sfruttando l'elasticità dei bambini. Qui per esempio vedete come costruire una specie di ponticello con un cerotto setato, quello per fermare le garze, e da mettere la sera prima di indossare il tutore. In pochi mesi si vedono i risultati, le dita si raddrizzano.
Per quanto riguarda la scelta delle scarpe, non sono necessarie plantari, non sono necessarie le scarpe ortopediche, si utilizzano le scarpe normalissime ai primi passi, che sono un po' sostenute sul tallone, e poi scarpe assolutamente normali. Il girello invece è sconsigliato in generale, tendenzialmente lo sconsigliano per tutti i bambini. In particolare per i nostri, perché il bambino poi cammina sulle punte. In caso di utilizzo, attenzione che sia regolato basso, in modo che il bambino appoggi bene tutta la pianta, e invece sono consigliate quelle moto a spinta, quelle biciclette senza pedali, come quelle della foto. Per quanto riguarda lo sport e gioco, sono particolarmente consigliati il pattinaggio su ghiaccio, su rotelle, il monopattino, lo skateboard, il ciclismo, l'equitazione, lo sci di fondo, lo snowboard, i tappeti elastici, i trampolini, anche la zebulette, che è quella specie di altalena elastica che vedete nella foto. Però i nostri bambini possono fare quello che vogliono, possono praticare qualsiasi attività sportiva, qualsiasi gioco, senza limitazioni particolari. Sul blog trovate anche degli esercizi di stretching. Una volta corretto il piede con il metodo Ponseti, normalmente è sufficiente l'utilizzo del tutore notturno, non serve la fisioterapia. Per aumentare l'elasticità si possono eseguire degli esercizi di stretching nei neonati oppure nei bambini più grandi, come vedete nelle foto, ad esempio questo squat in cui il bambino è accovacciato con tutta la pianta del piede a terra. Sul blog trovate anche dei video tutorial con degli esercizi molto semplici per i bambini più grandi. Ci sono le traduzioni del video con le spiegazioni, le istruzioni per fare questi esercizi. Come vedete, sono molto semplici. Questi sono indicati per i bambini un pochettino più grandi. Ecco, allora, i neonati sappiamo bene che si abituano in genere facilmente alle terapie, ai gessi, sono piccoli, si abituano alla svelta, anche al tutore. Qualche volta ci possono essere delle difficoltà con i bambini più grandi nel far accettare il tutore o altre terapie. Si può spiegare ai bambini il piede torto, l'importanza del tutore, anche con le favole filastrocche. Il piede torto quindi può diventare un piede di luna, come quello di Lunetta, il dottore diventa un gigante, i gessi diventano delle bende magiche, la recidiva diventa il dispettoso colletto recidivo che di notte va a girare i piedini dei bambini dalla parte sbagliata, li fa tornare torti. Il tutore Ponseti sono le scarpine magiche del mago Sette Ponti, e alla fine della favola, che trovate sul blog, Lunetta è guarita, può correre e giocare insieme agli altri bambini. Per i maschietti abbiamo Fagiolino, la sua mamma in gravidanza ha mangiato i fagioli magici dell'ognomo tortolo e quindi Fagiolino è nato con il piedino a forma di fagiolo. E qui ci pensano la fatta Bellina, il mago Sette Ponti, il suo assistente, il folletto Gabriello, con calze e scarpette magiche per la notte, e quindi poi alla fine della favola, nell'immagine che poi anche i bambini possono anche colorare, c'è Fagiolino che corre felice con i piedini dritti. Sul blog trovate anche delle bambole, pupazzi col tutore, disegni da stampare e colorare con i personaggi preferiti dei bambini. Qui per esempio abbiamo Winnie Pooh, prima con i piedini torti, poi con i gessi, poi con il tutore, i Teletubbies, Hello Kitty, Batman, l'uomo ragno,
C'è perfino il trenino Thomas con la barra da respingente a respingente. Abbiamo fatto noi, non so come abbiamo fatto, non mi è già venuto in mente. E poi trovate anche delle filastrocche da recitare la sera, anche bambini molto piccoli, come questa di Giusy del Vento, che è Tutori Amici. Ve la leggo. Sono magici i piedini degli splendidi bambini, san saltare, puoi giocare, corrono, sembrano volare, ma la sera sono stanchi se le stelle sono fuori. Ecco amici per la pelle, questa è l'ora dei tutori, ora fate sogni belli e i piedini robustelli potranno fare anche domani tanti giochi super belli. Grazie di cuore a tutti.